Niente da fare, non è bastata una settimana di ritiro e soprattutto il vantaggio a metà ripresa per consentire allo Ostuni di acciuffare la prima vittoria in campionato. Il tecnico ostunese schiera il 4-3-3 con il debutto del nuovo acquisto Marino a centrocampo e piazza Barnaba al centro dell'attacco. Dopo 8 minuti l'Ostuni reclama un calcio di rigore, Marino in verticale per Di Gennaro che dopo un contrasto con Santoni cade in area di rigore. Per il direttore di gara il fallo è dell'esterno ostunese. Al 16esimo errore di Capitan Trovato che libera Saurino al limite dell'area, ma la conclusione dell'esterno sinistro campano termina alta. Al 38esimo è ancora Saurini ad accentrarsi dalla sinistra e a lasciare partire una conclusione sbilenca che termina al lato. Inizio aggressivo del secondo tempo da parte dello Ostuni, al quarto minuto Marino ruba un gran pallone al limite dell'area, supera Villa in dribbling e lascia partire un diagonale che si spegne di un soffio al lato. Al 17esimo contropiede dello Ostuni sull'asse De Palma Campora Marino, il cross del neoacquisto termina sul braccio di Di Meglio. Volontario secondo il direttore di gara il tocco del centrale campano e calcio di rigore realizzato da De Palma. L'importanza della posta in palio fa saltare i nervi in campo. Al 20esimo si scatena un diverbio nei pressi della panchina ischitana. Ne fa le spese il centrale ostunese Melis, ma dall'altra parte del campo Di Meglio colpisce De Palma con una gomitata e finisce negli spogliatoi anzitempo anche lui. 10 contro 10 e si riparte. Per equilibrare la squadra Lombardo inserisce Boscia per l'esausto De Palma. Al 39esimo pareggio dell'Ischia, D'Angelo si libera in area di rigore e conclude costringendo sempre vivo ad un ottimo intervento, ma sulla ribattuta Sergi è il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone e a ribellire in rete. Finisce 1-1 e per lo Ostuni l'appuntamento con la vittoria è ancora rinviato.